Ecco, ma con tutti questi circuiti, questi impianti, atto 2, non fa male fare la doccia? Allora, riforniti di munizioni, apri l'inventario, indossa dei vestiti. Ah! Quindi siamo nudi. Ok. Allora, riforniti di munizioni e leggi le tue mail. Le munizioni sono qua? Eccole qua. Munizioni pistola. Leggiamo le mail, direi. Ah, vabbè. Se frega, affitto. Takemura. Ah, Sono Takemura, dottore Takemura, delle scusa. magie. Vieni al Tombstein. Ok. Non posso, mi reggo a malapena in piedi. Se ricordi, ti ho salvato la vita. È il momento di restituirmi il È favore. anche vero Non mi sono questo. ancora ripreso. Non dopo tutto quello che è successo. E ci vorrà ancora del tempo. E allora, se vuoi continuare a vivere, devi rimetterti in piedi. La campana ha già suonato. La Tombstein, campana ha già ti aspetto. suonato. Ok. E vabbè, regà, allora andiamo al Tom's Dyna. Ok, ragazzi, stiamo andando al Tom's Dyna con Takemura. Eccoci qua. Mi fa un po' inquietudine quest'uomo, Non hai un però brutto aspetto. non hai un brutto aspetto. Questa Grazie. volta è Non posso impallido. dire Non altrettanto. pensavo che ce l'avresti fatta. Vabbè. Perché mi hai aiutato? Mi servivi vivo. Questo non è cambiato. Sì, ma per gli affari tuoi mi servi vivo. Riguarda il biochip? Per questo sono qui. Per forza. Ho saputo che è danneggiato e irreparabile. Cercare di estrarlo sarebbe disastroso, fatale per Sembra che a Vic piaccia parlare. te. Pochi avrebbero potuto salvarti. Dovresti essergliene grato. Assolutamente, però cosa Che cosa vuoi? vuoi da me, di preciso? Tanto per cominciare, devi dirmi dove trovare Evelyn Parker. Evelyn, cos'ha a che fare con me? Ev. Ha avuto una relazione con Yorinobu Arasaka. Quello Lei ok. sa come arrivare a lui. Non penso Avevo che lo già pensato di sappia. fare due chiacchiere con lei. Ha promesso di liberarmi dal chip. Non ci contare. Se ne sarà già andata molto lontano. Ah. Vabbè, la stai cercando, ho Hai appena appena risposto alla risposto. tua domanda su dove sia Evelyn. Molto lontano. Perché credi che ti aiuterebbe a rimuovere il chip? La aiuta una corporazione? No, non credo. Non credo che la. No, credo di no. Puoi dirmi di più? Per quanto profumo si metta un corporativo al mattino, a ora di pranzo puzzerà di imbrogli. L'unica cosa che riconosco a Evelyn è la determinazione. E anche io puzzo di imbrogli? No, tu stai cominciando a puzzare di puzza. Ma devo proprio andare, ok, devo Mi salvare una dispiace non poterti vita. aiutare. Non ho tempo da perdere, per cui. Via, aspetta. Ho bisogno di te. Yorinobu Arasaka deve rispondere del crimine di parricidio. Cerchi giustizia? A Night City. Cerco vendetta. Ah, ecco. Molto più comune qui. Ho alleati pronti a distruggere Yorinobu. Mi servono soltanto delle prove. E credi che si fideranno delle parole di un mercenario? Al No, ha momento detto non delle ho nulla. prove, vi, anche tu però. Vabbè, non conosco nessuno qui. Sono un fuggitivo. Sono braccato. E se rifiutassi? E se rifiutassi? Allora ti dirò quali ricompense ti attendono se mi aiuterai. Vai, sono tutti orecchi. E quindi entriamo nel quartier generale dell'Arasaka e annunciamo a tutti che Yorinobu è l'assassino di Saburo? Ma stai zitto. Organizzeremo un incontro con persone ragionevoli e un luogo neutrale. Useremo certe procedure per verificare la verità. Una macchina della verità, non se ne parla. Allora, un'altra opzione. Stai morendo. Non hai idea di come fare a salvarti. La colpa è di un chip, il Rerik, una tecnologia dell'Arasaka, Rerik. tecnologia nota soltanto a loro.
Questa corporazione potrà salvarti oppure farti sparire facilmente. Mm. Si tratta solo di avere alle spalle le persone giuste. Giochi politici. Ma di che tipo di persone stiamo parlando? Di che tipo di persone parliamo esattamente? Persone che hanno a cuore la Lasaka, gli preme. Persone interessate alla crescita stabile della corporazione. Mm. Vabbè. Persone come Anders Selman? Come conosci quel nome? Preparandomi per il colpo. Il Relic è un progetto di Hellman, una sua creazione. Non è così, è una pedina. Stavo pensando a qualcuno di più potente. Sì, ma se l'ha inventato lui... Anders Hellman è fuggito dalla Asaka, li ha traditi. Che? Mentre loro vivono nei loro immacolati grattacieli di vetro sul loro nuovo Olimpo, noi mangeremo merda per le strade. Hanako-sama, oai dekite koei desu. Kochira koso. Dunque, Hanako-sama, vorrei iniziare chiedendole... Ma no! Ho starnutito, andato via. Ehi, stavo ascoltando. Ma taci. Sei l'unico che vuole vedere questa merda su quella troia corporativa. Che cosa hai detto? Aia. Mi hai sentito? Lascia stare, Takemura. Almeno uno di voi ha un po' di buon senso. Ma che stronzo. Ma cos'è che tratti i clienti, scusami? Vabbè, non dovremmo attirare l'attenzione, in effetti. Attirare l'attenzione. Mi dispiace. Uno stupido riflesso. Grazie per l'offerta. Devo rifletterci su. Ti contatterò. Mi serve tempo. Tempo per organizzare. Potrai guadagnarci se mi aiuti. Tutto quello che ti chiedo è di non lasciare la città. Lasciarla? Infatti, cioè non, mi serve aiuto. Non ha senso lasciare la città. Le persone giuste. Qualcun altro che non sia uno specialista a Lasaka? Non c'è nessuno, nessuna alternativa. Mm. In realtà abbiamo parlato di qualcuno. Ah, devo decidere. Beh, io penso che il creatore del Relic sia una cosa migliore. Ma ha inventato il Relic. Se voglio rimuoverlo, è il mio uomo. E se questo significa sfidare di nuovo la Lasaka, così sia. Hellman ha abbandonato la compagnia. Me l'hai già detto, fratello. Ho passato molti giorni a cercarlo. È, come si dice, sparito dalla faccia della terra. Nah, nessuno sparisce dalla faccia della terra. Vedo che ti sei dato da fare ultimamente. Non resterò seduto a fare niente mentre posso cercare informazioni e prepararmi al peggio. In pratica è il tuo lavoro. Non più ora. Vabbè. Che stai cercando, Hellman? Si è creato per quello. È stato lui ad avvertire Saburo-sama dei piani di Yorinobu. Conosceva bene entrambi. Sarebbe un testimone importante. Se li appendi per le code, i corporati squittiscono. Lol. Per giorni ho raccolto informazioni. Portavano tutte nello stesso luogo. Il club chiamato Afterlife. Sono stato liquidato dalla regina dei Fixer. Rogue. Ah, ha capito che era un corporativo? No, mi ha visto come l'assassino di Saburo-sama. Rogue è ben informata. Sa buona parte di ciò che succede in città. Potresti chiederle di Hellman. Buona fortuna. Quella donna è esigente, cara e sgarbata. Ok. Con un po' di fortuna. Quindi devo farle tutte e due le cose. Se non ti ha potuto aiutare in passato, non potrà nemmeno adesso. Onore tra ladri, mai sentito parlare? Sì, e l'ho trovato ironico, dato che i ladri non ne hanno. C'è solo il vero onore. Nah, è quello che penso io, raga. Quella Parker non ti aiuterà. Fossi in te, comincerei a cercare un piano B. Beh, ma non ce n'è di piano B, cioè... Cioè, c'è... Non posso più restare qui. Senti, fa come vuoi. Cerca Parker, Hellman, chi ti pare. Io mi farò restituire qualche favore dagli amici. Quando i miei contatti nella Lasaka vorranno ascoltarti, ti chiamerò. Minchia, raga, ma il piano A... Presto, allora.
Hellman. Se per miracolo dovessi trovare Hellman, ti prego di informarmi. Io e lui abbiamo degli affari in sospeso. Ok. Il piano A è Hellman, il piano B è Parker. Eccolo. Sporcizia e ravioli riscaldati. Per certe cose Night City non cambia mai. L'Arasaka è sempre una macchina dispotica e il mondo è in rotta di collisione con il caos. Ma ehi, almeno Rogue è ancora viva. Sai che è un bel coraggio. Prima cerchi di uccidermi e ora vuoi essere mio amico, far finta che non sia successo niente. Lo sai che non serve alzare la voce per parlare con me? Grande Johnny, figa. Ho riflettuto su un po' di cazzate. Ho cambiato idea. Non voglio più ucciderti. Hai visto? Va a farti fottere, stronzo. Ehi, non è facile neppure per me. Tu ti sei svegliato in una discarica. Io nella tua testa, lottando con i tuoi pensieri e i tuoi ricordi. Credo che siamo pari. Ora ho guardato le cose da un altro punto di vista. Credo che potremmo aiutarci a vicenda. Potremmo iniziare con Rogue. Noi due ci conosciamo da secoli. Ok. Ah, però vabbè, sì, dobbiamo fare la solfa. Sei lo spirito del Natale passato, stronzo. Gli amici che siamo incazzati. Io in realtà non sono incazzato, figa, ma appena detto che non mi uccide più. Johnny Silverhand è morto da leggenda, non si può dimenticare. Quindi conosci Rogue. E cosa dovrei dire? Ma guarda che bel panino che ha quello lì. Un parlante nel cervello che dice di essere il suo vecchio amico Johnny. Fidati, Rogue ha sentito cose ben più strane. Tanto tempo fa, quando non eri neanche un prurito nello scroto di tuo padre. Non devi convincermi. Ho violino. Che schifo. Rogue mi crederà. Tu portaci solo all'Afterlife. Non c'è nessun noi? Ma veramente sì, però ok. Va bene. Andiamo. Ah, bisogna chiamare Judy. È opzionale. Vabbè, dai, chiamiamola. Il simbolo di Judy Alvarez è veramente brutto. Sei tu? Sì. Credevo che fossi morto. Ma no. Tranquilla, siamo in due. Credermi morto. Anch'io pensavo che fosse finita. Le cose non sono andate esattamente come previsto, eh? Hai saputo del colpo? Hai saputo del colpo, immagino. Devi aver parlato con Evelyn. Non ce n'è stato bisogno. Lo sa tutta la cazzata. Questo è... Ah no. Ascolta, devo trovare Evelyn. Non mi va proprio di parlare di lei. Che cazzo. Sai dove si trova? Cosa ti ho appena detto? Dimenticatela. Non te lo ripeterò. Dai. Judy, sei la mia unica speranza. L'unica pista che ho. Devo trovarla. E so che puoi aiutarmi a farlo. E chi ti dice che voglio farlo? Incontriamoci. Possiamo vederci. Per favore, incontriamoci. Mica, ho preso pure il verde. Tanta roba. Va bene. Quindi andiamo a incontrare Judy. Ok. Ci siamo. Lizzie's Bar. E quindi? Chiuso? Ma come chiuso? Devo aspettare... Ma questa è spawnata adesso. Quella pure, ma che cazzo è? Ehi, ma... non ti ho già visto da queste parti. Sì, eri quella buggata l'altra volta, è vero, mi ricordo di te. Ma qua sta sempre con una mazza rosa in mano. Sto cercando Evelyn in parco. Sai dove posso trovarla? No, immagino di no. Ok. Devo parlare con Punch and Judy. È qui da voi. Punch and Judy. Scendi le scale. Avverto Judy che stai arrivando. Ok. Ma vedi di non combinare casini. Okay. Che casini devo combinare, sorella? Non c'è nessuno. Ah. È pieno di gente lo stesso. Anche se è chiuso. Qua? Ehi, dove vai? Non c'è niente da vedere qui. Ma vai a fanculo, va. Ah, infatti. Arrivederci. Judy si sta rendendo ridicola, ma in che senso? Smettila di mandarmi qui tutte le joy toy che incontri. Che diavolo dovrei farci? Io? Sarà la nostra buona reputazione. Se hanno bisogno, vengono qui. Correggimi se sbaglio, ma non siamo un rifugio. E dai, meritano una possibilità. Potrebbero tornare utili. Da loro un po' di tempo e recuperi l'investimento. Recuperare?
Non sanno nemmeno badare a se stesse. Non quando sono ridotte a strisciare nel fango. Ma chi lo sa, potrebbero sorprenderti. Odio le sorprese. Mm-hmm. Mi commuove questo incredibile senso di comunità. Suse, non abbiamo ancora finito. Sì, che abbiamo finito. Oh cazzo. Mi avrà visto? Sembra di no. Ma questa va in giro sempre in mutande, vabbè. Ciao bella. Non prendi mai, eh? No? Non abbiamo più niente da dirci. Allora, sì. Nomadi mi sembrano simili. Metodo Stanislavski. Solidarietà. Grande. Il classico dilemma. Cosa viene prima? Era quello da usare, cioè l'achievement di usare le frasi del passato di V almeno 10 volte nella cosa principale, ovviamente. Di che stavate parlando? In questa città tutti vivono nella loro maledetta polla. O spicchi il volo o affondi nelle sabbie mobili. Va bene, era il tuo capo? Sembra che Susi sappia cosa vuole. È il tuo capo? Sei venuto fino a qui per farmi domande sulle Mox. Vabbè. Ascolta, hai visto Evelyn? Devo parlarle, è importante. Perché cerchi un capro espiatorio per quel disastro che chiami colpo? Devo solo sapere chi l'ha soldata. Devo scoprire per chi lavorava. Tutto qui? Tutto sì. Qui. Judy, non devi preoccuparti. Non le farò del male. Non avrebbe senso. Ma no, ma lei pensa veramente che farò del male? Bene. No. D'accordo. Evelyn è una doll. Lavorava al Clouds. L'indirizzo è sul portasigarette sul mio tavolo. Prendilo e quando trovi Evelyn daglielo. Perché dovrei dargli un portasigarette? Ah, il portasigarette. Non so perché avevo pensato al posacenere. Ok. Quindi? Ah, devo andarmene così. Ah, ok. Fammi sapere come sta. Ok. Ok, ok. Ti farò uno squillo. Ti faccio uno squillo, ok? Grazie. Grazie, B. Si sa mai che si finisca a letto. No, sto scherzando, però. Ma non si può più interagire con Judy? Judy non deludi? Ma anche davanti? No. Vabbè. Usciamo allora. Eccolo. Perché non mi stupisce? Sei un engramma in una mente morente. Niente dovrebbe più stupirti. In effetti. Quindi facciamo un salto a questo Klaus? Andiamo. E perché no?